Lugansk. Questo è uno dei più grandi memoriali presenti nel Donbass, dedicati alle vittime dell'aggressione ucraina al popolo del Donbass dal 2014. Non dimenticheremo e non perdoneremo mai. È stato scelto questo posto per l'istituzione di questo memoriale proprio perché qui, in questa zona, c'erano delle fosse comuni. Conoscevamo questo luogo da svariato tempo, però soltanto nel 2021 abbiamo iniziato a scavare per poter dare una degna sepoltura alle vittime di questo genocidio. Qui è dove abbiamo costruito il memoriale, ma purtroppo ci sono altri luoghi nella Repubblica dell'NR dove sono presenti fosse comuni. La maggior parte di queste fosse comuni risalgono al periodo di agosto e settembre 2014. La città di Lugansk in quel momento era completamente accerchiata. Ed era sotto i bombardamenti, nessuno poteva uscire dalla città. Le armate ucraine bombardavano ogni giorno la città di Lugansk. Non c'era praticamente possibilità di uscire, era completamente accerchiata, era in una sacca. In questi 2 mesi di bombardamenti in città morivano dai 3 alle 15 persone al giorno. In città non c'era né luce, né acqua, né gas. Le persone morivano per i bombardamenti, gli amici e i parenti provavano a portarle all'obitorio. L'obitorio di Lugansk può contenere circa 60 corpi, ma solo il 17 di agosto c'erano ben 500 corpi. Non c'era elettricità, non funzionava la cella frigorifera, 500 corpi. Non vi devo spiegare com'era la situazione. Per questo, per evitare una epidemia, si decise di mettere tutti i corpi in una fossa comune enorme. Molti di questi corpi però non erano identificati. Fu scavata un'enorme fossa proprio lì, dove c'è la croce. I primi giorni cercavano di dare un nome ai cadaveri, però poi i cadaveri continuavano ad aumentare, ed era praticamente impossibile riuscire a capire chi fossero. Arrivavano talmente tanti cadaveri che non si sapeva neanche quanti fossero qui, seppelliti. Grazie ai documenti che abbiamo trovato, siamo riusciti a dare un nome a solo 119 corpi. Qui non c'è nessun militare, esclusivamente civili uccisi dai bombardamenti. Ovviamente dal 2014 molte persone sono scappate da Lugansk, come dal Donbass, e quindi tu immagina i corpi senza nome e magari parenti che sono fuggiti, era praticamente impossibile scoprire chi fossero. Il nostro progetto di ritrovare le vittime dell'aggressione ucraina era a conoscenza che oltre a questo luogo c'erano altri 4 luoghi nella Repubblica di Lugansk dove c'erano delle fosse comuni. Noi viviamo qua, noi sappiamo che ci sono stati bombardamenti, ci sono state uccisioni, ci sono state esecuzioni di massa, ma gli europei, gli occidentali ci dicono dove sono le prove? Eccole le prove del genocidio compiuto dall'Ucraina. Per noi è molto importante dare un nome a queste persone, perché sono la prova del genocidio compiuto dall'Ucraina. Queste persone poi meritano una degna sepoltura. Ci sono poi tantissimi dispersi e probabilmente alcuni di loro sono tra questi corpi.
Per questo motivo, nel 2021 abbiamo deciso di riesumare i cadaveri da questo luogo e dagli altri luoghi presenti all'interno della Repubblica. Sto lavorando in una fossa comune vicino Krasnodon e lì la situazione è molto toccante perché quel paesino si trovava sotto l'occupazione ucraina. Pertanto tutti i morti in quella fossa comune non sono dovuti a bombardamenti, ma ad esecuzioni. Molti cadaveri sono stati trovati con le mani legate, con fratture, quindi sono stati torturati e successivamente uccisi e buttati nella fossa comune. Un'altra fossa comune è a Pervomajsk, perché Pervomajsk nel 2014-2015 è stata completamente accerchiata. Come a Lugansk, anche a Pervomajsk, l'esercito ucraino ha utilizzato la stessa tecnica, ha circondato la città e l'ha bombardata, senza provare ad entrare dentro. I cittadini di Pervomajsk potevano uscire da una sola strada, per poi subire il tiro al bersaglio dall'esercito ucraino. Anche lì ovviamente non c'era la possibilità di seppellire i cadaveri. Поэтому выбрали место буквально, ну, под холмом, то есть больше скрытое от артиллерии. Вот на In questa территории fossa comune участка sono state этого trovate 80 захоронения persone. этого захоронения подняли 80 человек. Queste persone sono Большинство tutte morte nel tentativo di uscire dalla città fuggendo встречающих su questa страда, следы oppure uscendo минно-взрывных dalle мест cantine именно nel тентативо жертвы di трovare артиллерии. cibo. Ну и E даже nessuno di loro era un жертвы combattente, артиллерии, erano tutti civili, это molti имеющие erano anziani. Tra tutte queste fosse comuni, la più grande è proprio questa, quella di Lugansk. Su molte di queste croci voi vedrete un numero, solo un numero. Non siamo riusciti ancora a dare un nome, ma abbiamo conservato una traccia del DNA per ogni numero e stiamo cercando di ritrovare i parenti. Da febbraio 2022, con l'inizio dell'operazione speciale, abbiamo seppellito qui altre persone. Cadaveri che sono stati trovati, per esempio, nella zona di Kremenaya. Nella zona di Kremenaya c'era un istituto per persone con problemi mentali. L'esercito ucraino aveva deciso di utilizzare questo edificio come quartier generale e aveva rinchiuso i pazienti di questo istituto in una parte dell'edificio. Il primo piano veniva utilizzato come magazzino di munizioni, il secondo piano era il loro quartier generale e i pazienti erano stati rinchiusi al quarto piano. Non sappiamo perfettamente cosa sia accaduto, probabilmente è scoppiato un incendio nel magazzino di munizioni e l'esercito ucraino è scappato, lasciando i pazienti rinchiusi al quarto piano, che sono bruciati vivi. Malati mentali all'interno dell'istituto erano 70, ne sono rimasti vivi solo 15. Molti di questi malati sono bruciati vivi perché erano stati legati ai letti. Quando siamo arrivati lì c'era pochissimo dei loro resti, per questo abbiamo deciso di portarli qui. Per questo abbiamo portato qui i corpi o i resti dei corpi dei civili vittime nei territori liberati. In nuovi territori liberati ci sono altri luoghi come questo e abbiamo trovato al momento circa 600 corpi. Quando l'esercito ucraino usciva dalla città, si ritirava da una città, la bombardava e uccideva così i civili. Qui verrà creato un grandissimo memoriale per onorare la memoria delle vittime del genocidio compiuto dagli ucraini. Ci auguriamo che il mondo possa conoscere questo genocidio, che questo genocidio venga fermato, che venga istituito un nuovo tribunale di Norimberga e che i colpevoli, i criminali,
vengano condannati.